Hi friends, Johnny Bravo is back. So, sono tornato perché sono stato invitato da diversi amici a guardare la versione video del di Semoga, la nuova, il nuovo brano che Alibata ha postato. Io un paio di giorni fa ho fatto la mia piccola reaction sul video di Alibata, che in realtà non era un video, era soltanto una traccia audio che mi era stata inviata e della quale io appunto ho fatto questo commento su questa nuova canzone di Alibata. Sono stato invitato a più riprese a fare questa mia, tra virgolette, reaction su un brano che peraltro avevo già ascoltato, ma dato che nella mia, tra virgolette, piccola collezione di video di Alibata, mi dispiacerebbe non avere questo ultimo lavoro di Alip nella sua diciamo versione video, perché io ho soltanto quell'audio, per cui voglio insieme a voi guardarci questo nuovo video insieme, come se l'altro ha fatto non c'è, ma noi facciamo questo, me l'avete chiesto, volevo quasi evitarlo, mi sembrava come una ripetizione, ma in realtà poi in fondo ho piacere di farlo, ho un po' di tempo libero oggi e mi fa piacere realizzare questo lavoro con voi. Voglio ringraziarvi come sempre, in primis ringrazio gli Ali perché sono praticamente il cuore del mio canale, sia per partecipazione, per come sostengono il canale, per cui ho solo che piacere di continuare a guardare Alibata nelle sue performance, per cui col piacere di guardare insieme questa cosa e di condividerla, posto questo video anche oggi, continuando a ringraziare gli Ali per tutti quanti sostengono questo canale. Andiamoci a guardare il video. Perché voglio sottolineare alcune cose.
Ma ho già detto quello che penso in generale. Questa nuova, diciamo, versione di Alibata, nel senso Alibata con la chitarra elettrica, ho detto anche, per esempio, in Reolien, nell'altra canzone che ho ascoltato, che lui in qualche modo magicamente ha trasferito la sua grande qualità, la sua grande abilità sulla chitarra nell'elettrica. Quindi questo suo approccio sulla chitarra che ha, diciamo, nell'acustica, lo ha assolutamente trasferito nell'elettrica. Quindi questa sonorità, questo approccio sullo strumento è il suo, e lo possiamo riconoscere. Chi conosce Alibata sente questa sua calligrafia sullo strumento. Questo brano, al contrario di Reoriene, che ha un andamento jazzistico, e quindi questo approccio elettrico strizzando l'occhio al jazz come cifra musicale, in questo caso lui ha giocato, se vogliamo, sulla chitarra, che è una cosa che trovo abbastanza evidente, una vena rock, pop rock, a una melodia più tradizionale, più personale. Enjoy life, enjoy music, and be happy. Ciao.